Ciao a tutte, ciao ragazze. Allora, prima di consegnare questo mini, volevo mostrarvelo, volevo farvi vedere come era venuto. Allora, è un mini per una bambina e mi è stato commissionato dalla mamma. Semplice, diciamo che l'abbiamo fatto, l'ho fatto con la rilegatura tradizionale, è composto da 6 pagine. E al suo interno poi ci sono taschine e cose varie per poter posizionare le fotografie della bimba. Ho scelto la collezione della Graphic 45 perché mi piaceva l'idea appunto di sia adoperarla, perché mi piace molto lavorare questa carta, e anche visto che la mamma adora il rosa, questa collezione si presta tantissimo sia per il tema femminile che quello maschile. E così ho adoperato questa. Non avevo tutti i fogli completi perché appunto ne ho adoperato anche per altre cose, però ho cercato di inglobare tutto cercando di farmela bastare. E quindi ho iniziato con non adoperare la carta della collezione per fare la copertina, ma bensì solo, vedete, una figura che è la figura madre di tutto l'album, che risalta appunto il tema dell'album stesso. Quindi per rivestire la copertina mi sono servita di quest'altra carta, che era sempre in tonalità sul rosa. È molto bella, non so se riuscite a vederla, ma è un po' in rilievo. Poi cosa ho fatto? Ho ritagliato questa scritta che faceva parte della collezione insieme a questa figura. Ho messo questa passamaneria, ho dato un po' di luce a tutta la pagina, appunto, perché volevo metterla in evidenza. E ho adoperato questo pizzo, sempre sul rosa. Poi ho messo della juta come sfondo e mi sono servita appunto dei fiorellini per decorare e delle spillette, che queste spillette in realtà hanno un piccolo significato, nel senso questo cuoricino bianco rappresenta il papà e questi due cuoricini rosa rappresentano la mamma e la bambina. Questa è la mia interpretazione. E poi cosa ho fatto? Ho messo una piumetta qui nella scritta, come in alcuni punti della pagina. Ho adoperato della vernice lucida glitterata e l'ho inserita un pochino qua, un pochino là nei fiorellini, nella scritta Dream e anche qua, così, dandole un po' l'ondulatura per insomma farla sembrare un po' mobile. Ecco, poi ho messo dei fiorellini e questa è la prima parte, quindi la copertina. Poi andiamo a girare pagina e qui sulla copertina stessa all'interno ho scritto il nome della bambina e poi ho lasciato un po' di spazio, magari la mamma scriverà qualcos'altro, tipo non lo so, la data e tutto quanto, e potrà mettere anche una mini fotografia qua. Ok, poi qui ho, mettiamolo così, riprodotto la culla, che non è altro che una fustella, non di culla, l'ho trasformata in culla, è una fustella con un porticato in pratica, quindi gli ho tagliato le parti che davano appunto a sembrare un porticato e l'ho trasformata in culla. Ho messo questo pizzo che potrebbe essere la copertina del lettino e la figura di questa bambina che dorme. Qua una scritta e qui appunto lo spazio per la fotografia.
jacuzzi. Anche qua un piccolo spazio, questo, con appunto un'etichetta da dover, per poter scriverci il nome, data o quello che la mamma vuole. E questa è la prima pagina. Nella rilegatura, ora vi faccio vedere, ho fatto questo e questo. Vedete? Questo qui, facendogli due buchini qua e infilando il nastrino per dargli appunto quel frufru da bambina. Poi qui ho creato dei motivi su cui appunto mettere la fotografia, le fotografie, con questa figura, questa scritta e questi fiocchetti fatti con la pasta polimerica, che non li ho fatti io. Quindi ci sarà lo spazio per questa e questa foto. E sempre con la calamita, in modo da tenere tutto. Qui ho fatto un cuoricino, qui c'è un centrino, qui appunto oltre a qualche mini foto si può anche scrivere, così, e sempre la rilegatura fatta in questo modo. Qui anche ho fatto un altro motivo, una pinzetta così, per poter appunto mettere le foto e qui scrivere qualcosina, così. Dopo la mettiamo la pinzetta. Poi qua, ecco, qui ho voluto appunto fare qualcosa che rappresentasse le bambine, quindi ho creato questo vestitino, l'ho tutto decorato con merletti, nastrini, perline, con la carta, così. E qui l'ho fatto doppio in modo da aprirsi e inserire la foto, diciamo. Anche questo fatto un po' con la calamita. La rilegatura è sempre uguale, nel senso che è fatta con il solito metodo, ma poi io ho aggiunto dei fermacampioni a forma di cuoricino, sempre rosa, e inserito il nastrino. Qui idem, ho creato questa immagine, qua andrà posizionata la fotografia, così. Poi veniamo qui, anche qua, ho creato appunto questa cornicetta dove andrà messa una foto e anche, volendo, qua un'altra foto. Rilegatura sempre, questi filetti della colla, sempre col fiocchetto, ecco qua, e un po' di passamaneria anche qua. Anche qui ho creato tre targhine che vengono sostenute da queste graffettine verdi che si intonavano appunto con la carta, e un fiocchetto doppio, qui posizionerà le foto, e poi ho messo questo pizzo che fa da taschina e ho aggiunto dei bottoncini, quindi ho ritagliato dalla carta stessa queste figure e le ho messe per fare da maniglia alle foto. Sempre rilegatura con i fiocchetti. Poi anche qua ho lasciato tutto mobile e qui lo spazio appunto per mettere la foto, così. Qui ho messo dei fiorellini, così. Qua idem, ho creato queste cornicette, mettiamo, ecco qui, da mettere le foto, vedete, andranno inserite qua, ecco
così. Qui ho cercato anche qui di fare appunto questo motivo, questo si apre così, poi lo rifarò e si possono mettere le fotografie in questo modo. E qui ho imbossato con la cartellina anido d'ape. Ho messo del piccetto, una passamaneria, un po' di fiorellini, un piccettino qua e anche qua, ecco, qui ho lasciato una targhina così, giusto per staccare un po' la figura. Ho messo un'altra passamaneria, qui ho creato tre targhine così per mettere le foto, così, e questo si apre in questo modo, e qua c'è una bustina dove lei metterà appunto qualcosa di ricordo, qui la bambina e qui la foto con le rispettive targhettine così piccoline dove lei appunto scriverà i suoi appunti. Poi ho creato un fiorellino di carta perché mi era rimasto un po', e questa è l'ultima pagina, l'ultima pagina, faccio vedere, l'ultima pagina. È così, c'ha le targhettine che si aprono così, queste, e qui le taschine. Qua ho lasciato libero, così almeno la mamma metterà e scriverà appunto. Questo lo mettiamo dopo. E questo e il dietro, vedete la carta che è abbastanza carina e si intonava con il resto, e questa è la parte retrostante. Ecco qua, questo è il mini terminato, molto molto bella la carta della Graphic, diciamo che si presta abbastanza bene. E mi sono divertita a farlo, spero che alla mamma piaccia e che in futuro la bambina appunto apprezzerà, quando sarà più grande, il suo bellissimo album. Ok, adesso vi lascio, vi abbraccio tutte, spero che sia piaciuto anche voi e vi do appuntamento al prossimo video, che devo fare immediatamente, il video kit del Natale. Va bene, un bacio a tutte ragazze e ciao, ciao, ciao. Al prossimo!